Ciao a tutti amici, con questo video vorrei parlare a tu per tu di uno dei grandi problemi di chi, diciamo, si risveglia, che è a quel punto quando tu realizzi di essere una creatura spirituale, animica, come conciliare questo con il vivere nella materia e nell'illusione, perché ci accorgiamo di essere un essere spirituale, energia che sta facendo un'esperienza materiale, ma non riusciamo a conciliare le due cose. Perché se ricadiamo nella materia, sentiamo che andiamo perdendoci. E se stiamo troppo nello spirito, ci concentriamo troppo in meditazione, in viaggi astrali e nel distacco dalla materia, troviamo in questo una contraddittorietà. È uno star male ugualmente perché siamo troppo da un lato o troppo dall'altro. Questo è quello che ho sperimentato io e quindi come vivere il rapporto con il corpo e con la materia pur essendone distaccati. Ricordiamoci sempre che la centratura è importante, raggiungere quello stato di neutralità e di osservazione che esiste soltanto nella coscienza di sé, nella focalizzazione e nell'apertura del cuore. Non è infatti una stronzata dire che si deve stare nella dimensione del cuore, perché nella dimensione del cuore non vuol dire amare a prescindere. Tu darai amore e lo darai sia facendo cose, diciamo, apparentemente cattive, che non saranno cattive perché te sarai automaticamente bilanciato, sia dando amore, nel senso amore incondizionato, ma sarà pur sempre amore. Il cuore e l'amore è la dimensione che noi dobbiamo raggiungere per trascendere questa realtà. Quindi il rapporto col corpo ci si trova ad essere un'anima in un corpo. E questa cosa è un po' disorientante. Allora, come ho già detto, sia che noi si tenda da un lato o dall'altro, o troppo spirituali o troppo materiali, si rischia dunque di stare male, di abbassare le nostre energie, di nutrire chi prende nutrimento da noi, queste entità. E si rischia di perdere noi il filo, soprattutto. Quindi, anche se noi sappiamo di non essere il nostro corpo, di non essere il nostro nome e di non far parte di questa realtà, cerchiamo quanto più senza seghe mentali di orientarci. Ovvero, comunque del corpo ci prenderemo cura. C'è chi gli piacerà mettere un po' di trucco e chi no, c'è chi gli piacerà allenarsi. Questo dipende da dove sentite voi la vostra centratura e quindi io vi posso dare la linea generale da seguire, ma quello che funziona per me non funziona per voi. Per esempio, bisogna rendere la nostra esistenza su questo piano il quanto più bilanciata possibile. Un equilibrio, sta tutto nell'equilibrio. Quindi non è che voi siete fuori dal sistema e non possiate prendervi un caffè in un bar. Oppure non è che voi siete fuori dal sistema, allora il corpo lasciamolo marcire, non alleniamoci. Ovviamente è dove voi sentite la vostra centratura. Per quanto mi riguarda, io riesco a ribilanciarmi molto se presto attenzione anche al mio corpo e lo faccio nel modo più disinteressato possibile. Quindi rendiamoci conto che si può fare in modo disinteressato e distaccato. Perché se voi tendete o dal lato troppo materiale o dal lato troppo spirituale, andate perdendovi. Questo è il punto. Andate perdendo la vostra via. Comunque, la vostra stabilità interiore.
Nessuno è mai riuscito a risolvere i misteri del nostro universo, dell'infinito, eccetera, eccetera, ma dobbiamo accettare la dimensione di mistero, perché giudicare qualcosa è limitarlo. Quindi possiamo conoscere la nostra realtà interna, e anche fino a un certo punto, oppure raggiungiamo l'illuminazione. Nella quale ci sentiamo un tutt'uno con il tutto e non abbiamo più neanche bisogno di dare risposta alle nostre domande. Ma tutto rimarrà mistero. Quindi, nel momento in cui tu giudichi o vuoi dare una risposta alle tue domande interiori, spirituali, eccetera, eccetera, tu stai solo limitando, perché la nostra dimensione è duale, il che vuol dire che esiste tutto e il contrario di tutto, e nella dualità non potrai mai avere una certezza, perché ogni certezza ha il dubbio dall'altra parte. Quindi nel cuore, nell'accettare le cose con fede e disinteresse, accetti la dimensione di mistero. Sei tu stesso il mistero, quindi da un certo punto di vista acquisti anche magnetismo, ma sei in pace con la vita, accettando quella dimensione di mistero. Nel momento in cui tu credi di aver capito una persona, di conoscere la persona che è al tuo fianco, non hai capito niente in realtà, anzi. Sei entrato tu nella tua stessa limitazione. E se questo ti va bene, per carità, però rimarrai illuso. Semplicemente. All'inizio fare tutto questo non sarà facile, vi troverete comunque a rimbalzare tra decisioni opposte finché ogni tanto non raggiungerete la vostra centratura e la sentirete, sentirete di essere al centro. Ricordatevi quel momento perché poi risbaglierete, riprenderete il percorso, risbaglierete di nuovo, però capirete piano piano quella che è la vostra centratura, lo sentirete proprio a livello di cuore. Spero che l'insegnamento sia passato e che abbia aperto un po' gli occhi. Io sono la prima che è in cammino ed è in percorso. E ho capito che senza aprire il cuore non si va da nessuna parte. Ricordiamocelo. A presto. Vi abbraccio tutti e un bacio.